tre sono il giornalista, aspetta invece di introdurre in qualche modo. Allora, io mi chiamo Alberto Petrini, sono giornalista di Repubblica, sia di fisica che di matematica, insomma, ragione che mi ha invitato qui, mi ha sopravvalutato, cosa che invece non fece il mio professore di matematica, diceva certo che sapeva bene. I miei assoluti amici, Francesco Ciro Sabini, che è nato con grande competenza, astrofisico, fisico, e quindi su questo, su lui saranno delle cose sicuramente interessanti. Sul libro, bello, ecco, su un giudizio stilistico dal punto di vista, diciamo, della divulgazione, questo invece posso darlo perché fa in qualche modo parte del mio mestiere, e secondo me è un libro che si capisce anche se uno non ha strumenti e studi diciamo matematici e fisici alle spalle. Quindi studi cercando la probabilità di questa matematica in senso generale. Naturalmente io non so bene, probabilmente voi ne saprete più di me, ma io terrò lo standard, diciamo, di conversazione normale, tra persone che ne sanno né troppo poco né tanto. Perché ci siamo conosciuti con Angelo e con Francesco? Perché io feci un libro che si intitolava Processo agli economisti. Lo feci sulla scia della crisi del 2007, quando mi accorsi, parlando con alcuni tecnici, economisti, operativi, eccetera, che tutti gli economisti avevano di fatto sbagliato le previsioni. Nonostante la crisi fosse già scoppiata, i grandi enti, diciamo così, di ricerca internazionale, le grandi istituzioni, dal Fondo Monetario, insomma, questo la faccio breve, avevano sbagliato le previsioni. Perché, mi sono chiesto, avessero sbagliato le previsioni, e insomma ne è nata una risposta che non vi sto a raccontare. Sulla base di questo mio interesse, così vago e superficiale, alle previsioni, con Francesco e con Angelo ci siamo visti una volta a pranzo e abbiamo deciso perché non organizziamo un convegno proprio sull'idea delle previsioni. E facemmo un convegno, devo dire, molto interessante, perché avevo l'idea di mettere uno accanto all'altro un epistemologo, un meteorologo, un esperto di terremoti, un fisico e un economista, mi pare. E ciascuno di questi, insomma, esercitando è un epidemiologo. E ciascuno di loro esercitando, insomma, le capacità e il mestiere, insomma, nel quale erano specializzati, ci raccontò come andavano le cose dalle loro parti. Insomma, questo non ve lo sto neanche questo a riassumere. Mi pare che l'epidemiologo è quello che avesse maggiore capacità di previsione, l'economista assolutamente zero, e l'esperto di terremoti, il sismologo, così e così, e insomma il fisico invece l'ha tutto sul piano teorico. Come stanno le equazioni, infatti, quando è un fatto esoterico, critico, come si dice della matematica, gli spazi cerchiati. Allora, questo però c'è anche un aspetto, diciamo, un po' più semplice, che mi pare di aver capito. E io quello che mi interessa, faccio per il mestiere che faccio il giornalista economico, è l'economia, naturalmente. E nel vedere un po' come sono andate le cose, i vari modelli previsivi dell'economia, mi sono imbattuto, insomma, in quello che è forse il più grande economista del Novecento, che è John Maynard Keynes, di cui oggi si parla tanto, no? Viene ricordato dopo la crisi e per le ricette che vengono messe in atto per fronteggiare la crisi. Beh, Keynes, che è un grande economista, fece come primo libro di esordio importante un trattato sulla probabilità, e questo già la dice molto lunga, nel 1921, come gli economisti
insomma, il più grande economista del Novecento si confrontò come primo impatto con il problema della probabilità. Perché? Perché ci sono due modi di vedere, diciamo così, l'economia. C'è quella tradizionale, liberista, quella che oggi cerchiamo tutti di fronteggiare, che consideriamo responsabile per molti versi della crisi e delle diseguaglianze che ci sono oggi, che pensa che l'economia sia comunque sempre in equilibrio e sia sempre in grado di raggiungere un equilibrio. È l'economia neoclassica, l'economia liberista, che pensa che tutto è prevedibile e tutto stia all'interno di un sistema dove il mercato si autoregolamenta. Per cui non ci sono mai spostamenti, non dovrebbero esserci mai dei loro modelli teorici e previsivi delle crisi, e tutto dovrebbe andare bene, tant'è vero che i maggiori esponenti di questo tipo di pensiero nel 2005, due anni prima della crisi, dissero che il problema delle crisi economiche era ormai qualcosa da assolutamente da accantonare. Dall'altra parte invece, quindi da una parte c'è l'economia della certezza, diciamo così, dell'equilibrio che non si sposta mai, e invece dall'altra parte, proprio per questo che insomma cominciò a studiare il campo della probabilità, c'è l'economia che incorpora in sé l'incertezza. E Keynes fece proprio un ragionamento, questo io naturalmente ragiono piano, tutti voi mi perdonerete per la mia imprecisione, però fece proprio un ragionamento sull'atteggiamento, insomma, che hanno gli operatori economici. E allora lui disse che tra il rischio, che è insomma qualcosa di assolutamente prevedibile, quello delle assicurazioni, e che è un po' quello che viene incorporato nelle analisi della teoria classica, e la totale incertezza, che invece è assolutamente imprevedibile, c'è di mezzo la capacità del soggetto di valutare di volta in volta, di adeguarsi di volta in volta, navigando a vista le varie situazioni. Se cambiano gli orari dei treni, magari posso valutare che ci metterò un po' di più ad arrivare a percorrere il tragitto che va da Roma a Milano. Questo significa che l'economia, insomma, quella sana, quella buona, insomma, quella che almeno a me piace, a tanti di noi, al papà Francesco, Paolo Silo Slavini, insomma, e a tanti altri, non dà per scontato l'equilibrio economico generale, ma pensa che all'interno del sistema economico ci sia sempre una dose intrinseca di incertezza. E quindi questo che cosa significa? Questo significa che la moneta, ad esempio, non può autoregolarsi, perché se la lasciamo che si autoregoli, non si autoregolerà per niente, e invece porterà se non necessariamente, ma con molta probabilità, a una situazione di crisi, che l'occupazione non raggiungerà la piena occupazione, ma se noi non siamo in grado di fare degli investimenti pubblici, insomma, l'economia va governata, perché l'economia che si autoregola sta in un quadro di certezza e è quella liberista, l'economia che invece sta inserita in un quadro di incertezza ha bisogno del governo, della mano dell'uomo. Questo secondo me è il punto, che è il punto cruciale, che magari spesso non viene detto perché nessuno vuole correre il rischio come me di semplificare eccessivamente, però è questa la grande differenza teorica, no? Il grande scontro teorico che c'è e che c'è stato nell'ultimo secolo tra un sistema che si autoregola e un sistema che invece va governato, tra un sistema dove prevale l'individualismo è un sistema dove invece prevale la cooperazione. Allora, questo mi è sembrato di leggere, di avere il conforto, diciamo così, di questo tasso, diciamo, di incertezza che sta all'interno dei sistemi economici, in alcuni passaggi, insomma, del libro di Rubiani, ma lui da smentirmi, non ci ho capito un accidente, però voglio dire, mi pare che fino a nella visione tradizionale la casualità poteva essere considerata come qualcosa di esterno,
mentre in una visione più moderna il caso, l'incertezza possono essere considerati come qualcosa che stanno all'interno del sistema. Sarà comunque, ecco, insomma, e quindi questo, diciamo così, da persona che ama l'economia e che ama quel tipo di approccio teorico che fa capo a Keynes, questo tipo di analisi che si estende naturalmente nella generalità della teoria del calcolo delle probabilità, dei sistemi, insomma, la fisica è qualcosa di più grosso, diciamo così, dell'economia, è praticamente una delle tante varianti dell'attività umana, però questo concetto mi conforta e mi aiuta anche nel considerare questa idea di incertezza molto forte, molto laica in qualche modo, no? Che io vedo che all'opposto, insomma, dell'addirittura del determinismo oppure della possibilità di calcolare e di tenere tutto sotto controllo, è un'idea forte, insomma, che cammina anche tra chi, insomma, se ne occupa in modo scientifico. Ecco, io questa è l'unica considerazione che mi viene con un pizzico, insomma, così di brillantezza in queste cose, e vorrei a questo punto organizzarci in questo modo, dando la parola a Francesco, non so poi magari facciamo un piccolo giro di interventi e Angelo Urbiani, alla fine, che è l'autore, ci fa un suo assunto, delle considerazioni finali sul libro. Allora, grazie Roberto, grazie Angelo, io sono appunto un ex studente, nonché, diciamo, collega di Angelo e anche amico. Appunto noi abbiamo organizzato questa cosa insieme, come ricordava Roberto, questo convegno sulle previsioni, così. Io, il mio interesse è io, diciamo, ho un blog, quindi scrivo di queste cose e vedo, diciamo, mano a mano la difficoltà di cercare di divulgare, diciamo, dei concetti. Ecco, cioè la divulgazione scientifica a volte si fa con le particelle, l'universo, le galassie, vabbè, quello è tutta una cosa. Un altro tipo di divulgazione che, insomma, nel mio piccolo, ovviamente con tutti i miei limiti, cerco di fare è dare dei concetti. E i concetti, diciamo, che sono raccontati in questo libro sono sicuramente centrali in questa cosa che cerco di fare, appunto, perché sono legati poi a cercare di far capire a un pubblico più ampio di quello a cui noi siamo abituati, perché questo è il problema, no? Noi cerchiamo di raggiungere un pubblico che chiaramente non ha gli strumenti tecnici di una persona che ha studiato fisica, che fa queste cose in maniera più o meno professionale, ma dare l'idea di che cosa significa la probabilità, la complessità, il caos, eccetera, cercare di spiegare in termini semplici che ci sono questi concetti hanno un'implicazione molto pratica sia sulla vita, diciamo, di ogni giorno, sia per esempio sulle scelte politiche, perché sono delle cose che sono legate per esempio appunto a una visione, diciamo, di politica economica, come diceva Roberto, e quindi di fondo uno accettando o comunque delle impostazioni ideologiche, no? Alla fine va da una parte o dall'altra. Allora, innanzitutto volevo citare questa bella frase che Angelo mette all'inizio, dice, mi permetto di che mi ritrovo esattamente, no? Dice, perché alla fine abbiamo dovuto a suo tempo, per esempio io a volte non lo chiedo, a scrivere queste cose, eccetera. Lui dice, mi permetto di fare mia una famosa frase di Ludwig Boltzmann: sono cosciente di essere solo un individuo che lotta debolmente contro la corrente del tempo, ma posso sempre contribuire, e ritengo di fare, questo dice Angelo, ritengo dovere fare un tentativo, diciamo che non sono molto ottimista, ma non voglio arrendermi. Quindi questa, diciamo, questa visione che mi trova concorde al 100%, perché è così, uno a volte ha l'idea di svuotare il mare con il famoso cucchiaio, diciamo, tutto rimane più o meno uguale, e malgrado una fatica anche molto grande, com'è la fatica di scrivere un libro di divulgazione di questo tipo, perché chiaramente questo qui è un libro in cui uno cerca di spiegare appunto
dei concetti che i fisici hanno assimilato in qualche modo, è entrato dentro la cultura dei fisici dell'ultimo secolo, e però effettivamente andando a vedere sono rimasti abbastanza circoscritti nel nostro ambiente, se vogliamo, per vari motivi, un po' per la complicazione intrinseca di questo tipo di cose, anche perché è difficile spiegarli, perché è più semplice l'approccio diciamo riduzionistico, no? della scienza. Allora, questo voglio dire, molto spesso come è fatta la divulgazione scientifica? L'educazione scientifica, uno cerca di raccontare le cose in cui la scienza scompone il complesso, va all'essenza delle cose e piano piano, capendo i costituenti ultimi della materia, le particelle, le interazioni, eccetera, capisce come funziona la natura. Allora, questo è vero fino a un certo punto, nel senso che uno a un certo punto ci si è resi conto, a un certo punto nella fisica si è resi conto che questo tipo di approccio aveva un limite. Il limite è, diciamo, dovuto al fatto che quando ci sono tante particelle, tanti oggetti, tanti elementi, che possono essere anche appunto addirittura gli elementi, una dinamica sociale, che interagiscono insieme, si formano dei comportamenti collettivi, che sono dei comportamenti emergenti che non sono semplicemente comprensibili dalla dinamica elementare. Ovvero io so per esempio che due atomi si interagiscono con la forza di Coulomb, però quello che poi fanno tanti atomi insieme non è una cosa estraibile da questa proprietà. Quindi questo è il problema delle proprietà emergenti. Una delle cose per esempio che mi sembra che proprio manchi alla visione dell'economia neoliberista moderna è proprio questo, il fatto che tanti attori insieme generano dei comportamenti collettivi che non sono semplicemente riducibili dal comportamento di ognuno, cioè se ognuno ottimizza il proprio portafoglio, anche se fosse un uomo razionale, relativamente razionale, che ottimizza al meglio, comunque non basta per spiegare questi comportamenti. Allora, per dare un ponte tra quello che diceva Roberto e il libro, il libro è molto bello, a me per esempio una cosa che mi piace molto, che mi sono molto piaciuti, sono questi dialoghi in stile un po' galileiani, no? In cui ci sono due persone che discutono questo artificio dialettico per spiegare una cosa e viene spiegata in forma di dialogo. È molto interessante perché uno viene molto coinvolto, si parte dal senso comune, che magari è sbagliato, e piano piano si viene presi per mano e si viene portati a capire magari un concetto complicato che magari era difficile spiegarlo subito in maniera immediata, come sarebbe scritto su un libro di fisica, però invece il lettore viene preso e accompagnato piano piano a sfatare, perché il problema per esempio nella questione della probabilità eccetera è anche riuscire a invertire un pochettino il senso comune, no? Quindi per esempio nella questione dell'estrazione del lotto, dei numeri rari eccetera, uno ha delle aspettative, dice vabbè, se quello non è uscito per un sacco di tempo alla fine uscirà, ecco, quindi questa cosa qui non è proprio così, uno deve essere un pochettino educato a capirlo, no? Però stavo dicendo, una delle cose, per esempio, che sono d'accordo però fino a un certo punto, tanto per mettere un elemento di discussione, è questa questione appunto delle fluttuazioni nei mercati finanziari. Allora, uno dei grandi problemi, uno dei grandi problemi dell'economia appunto normale, classica, è proprio quella lì, normale nel senso di la tassa di freno normale comunque dell'economia classica, è quello di fallire delle previsioni. Cioè, è stata la famosa domanda della regina che quando è andata a inaugurare un'ala del London School of Economics, tutto moderno, tutto bellissimo, questi bravissimi, dice sì, vabbè, voi siete tanto bravi, però
spiegatemi una cosa, ma perché non c'è capito niente? Perché com'è possibile che nessuno abbia capito che sta per arrivare la crisi più... E poi la cosa incredibile non è tanto che non hanno saputo prevedere la crisi, ma proprio che questa ideologia pazzesca in cui sono immersi non gli permette di capire la realtà. Cioè, una volta che la crisi era venuta, loro che facevano? La negavano. Dicevano, ma quella è una crisi finanziaria, ma figuriamoci, va a finire nel mercato reale, rimane là così, ma è una crisi dei mutui, vabbè, ma niente di che. Insomma, e ogni volta c'è questa negazione della realtà, e questa, come se vivessero in un mondo parallelo. E poi la cosa però inquietante è che le decisioni che vengono prese in base a questo tipo di visione ci riguardano a tutti, perché insomma le politiche di austerità vengono da quelle idee lì. Allora, appunto, il fatto delle... qui siamo d'accordo. Sono perso nell'introduzione. Il problema delle previsioni, cioè perché questi qui non riescono a prevedere? Allora c'è questo dialogo, diciamo, tra il giornalista e il probabilista, no? In cui il giornalista è uno che si è letto Il Cigno Nero, che è un famoso libro di questo Taleb, che appunto racconta il fatto, cioè spiega in termini semplici, diciamo, l'idea che ci sono delle grandi fluttuazioni. Queste grandi fluttuazioni sono degli eventi sì rari, ma non così rari come uno si aspetterebbe se le cose fossero, diciamo, ordinarie, no? Se le cose fossero gaussiane. Allora, queste grandi fluttuazioni sono quelle che diciamo, scompigliano il tutto, il che è anche vero, cioè effettivamente ci sono queste grandi fluttuazioni. Però Angelo dice, vabbè, non è tanto quello. Il vero problema, se ho capito bene, è che in economia, in questo tipo di sistemi, la situazione non è mai stazionaria, e quindi alla fine le cose cambiano continuamente e è molto difficile pensare, diciamo, ipotizzare che uno arrivi a una situazione di stazionarietà in cui si possono anche definire le probabilità. Non è così. No, benissimo, tu ho detto una cosa molto più semplice, dicevo, le grandi deviazioni ci stanno, io sì, grazie, diciamo, quelle quattro cose che ho fatto accademiche sulle grandi deviazioni, diciamo, devo a quello la mia carriera, diciamo. E no, semplicemente intendevo dire che i tentativi normali di fare previsioni si basano sul vecchio adagio del libro dell'Ecclesiaste, no? Quello che è successo sarà. Allora, l'idea qual è? Se io vedo una cosa, poi che succede qualcosa, poi la rivedo, succede la stessa cosa, dico, allora questa deve essere la regola, e quindi tentare di fare questo tipo di estrapolazione. Però per fare questo giochetto devi vedere almeno un paio di volte la stessa cosa, quindi se la situazione cambia in continuazione, questo giochetto di fare questa estrapolazione, esatto, è tutto qua, non volevo dire niente di più. Quindi le grandi direzioni ci stanno e io sono l'ultimo a negarlo. Esisto accademicamente in quanto le grandi deviazioni, non volevo dire niente. È la prova di livello. Il mio stipendio viene dalle grandi deviazioni, la mia carriera. Non volevo dire niente di diverso. Adesso ho perso il filo. Comunque, sì, ma è niente, sono parlare di una cosa che ho scritto io un po' imbarazzante. Quindi, diciamo, quello che ho pensato è che nel mio libro, se avete dato un'occhiata, il libro inizia con una dedica a mia moglie, particolarmente originale, e poi, diciamo, all'inizio di ogni capitolo ci sono delle citazioni. Allora, perché ci sono le citazioni? Le citazioni sono un altro trucco retorico, ovviamente, per così, un po' per divertire il lettore, un po' per appoggiarsi su personaggi più importanti di noi, no? Però, diciamo, se uno le prende alla lettera, le citazioni dovrebbe intendere come quello proprio che vuol dire l'autore. Quindi adesso vi leggo due o tre citazioni, poi ve le commento per spiegare un po' perché questo libro esiste. Allora, la prima citazione è di Freeman Dyson,
Stuart Dyson, grande fisico britannico americano, ancora vivo, quasi 90 anni, vabbè, e lui ha scritto in un libro, il titolo del libro è Lo scienziato come ribelle, e la citazione dice: se la scienza smette di essere una ribellione contro l'autorità, non merita il talento dei nostri figli migliori. Poi, perché il talento se la scienza smette di essere una ribellione contro l'autorità, non merita il talento dei nostri figli migliori. Come può dire, vabbè, è una delle tante cose retoriche che gli scienziati dicono. Sì, fino a un certo punto, diciamo, questo, che vuol, perché ho messo questa citazione? Cioè, perché credo che la scienza serve per le cose pratiche, questo è ovvio, no? Però diciamo, serve pure per avere una visione del mondo, no? Serve pure per allontanare le paure, diciamo, di tipo pratico o di tipo esistenziale, per guardare i motivi in cui è nato l'atomismo nell'antichità greca. Allora, e questo è un punto su cui, cioè, formalmente, no? Chi è che è contro la scienza? Nessuno. Cioè, tutti dicono che la scienza e la ricerca e l'innovazione sono importanti. Avete mai sentito un politico di destra o di sinistra dire che l'innovazione e la ricerca sono importanti? Tutti dicono che sono importanti. Allora, lo dicono, allora, e poi fa niente, e poi fanno quello che fanno. Allora, diciamo, ma poi, però, cosa hanno in testa loro? Hanno in testa, diciamo, che servono per aumentare il PIL, per aumentare le cose, eccetera, eccetera. Dico, bisogna fare la ricerca prima. Allora, la ricerca, come di fatto viene, cito una cosa che mi ha molto divertito, che ho citato qua nel libro. Allora, vuol dico delle cose che forse, diciamo, dei termini tecnici non vi preoccupate se non li sapete, che capire di Markov. Markov era un signore, Andrei Markov, russo, e grande probabilista, che ha introdotto queste cose che si chiamano problemi di Markov, sono degli strumenti, diciamo, probabilistici, usatissimi. Tra l'altro, tutte le volte che usate un computer le usate, non sapete. Quando voi usate Google, quando voi mettete, cercate due parole su Google, due parole, il ranking delle pagine vengono fuori perché questo signore si è inventato queste cose, diciamo, di Markov, che è un concetto probabilistico. Ma perché se l'ha inventato il problemi di Markov? Perché il problemi di Markov sono delle cose che si usano in un sacco di situazioni pratiche. Markov se l'ha inventato per quello? No. Quindi Marco se l'ha inventata in una discussione teologica. La storia, racconto bene, perché la storia era che alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, andava molto di moda una cosa che si chiamava fisica sociale. E la fisica sociale era una scienza, un'interpretazione in cui alcuni tentavano di dire, vedete che tutti i comportamenti sociali sono statisticamente costanti, quindi il numero di suicidi, di nascite illegittime, di rapine in banca, di omicidi, è costante nel tempo, è più o meno invariante, spostandosi da un paese all'altro. E allora dice, che succede questo? Però Marco, che era un probabilista, dice, questa è nient'altro che la legge dei grandi numeri, è nient'altro che una cosa che probabilità. C'era un altro signore, allora Markov era un feroce ateo e anti-zarista, c'era un altro signore che invece era filo-zarista e devoto ortodosso, che diceva, ma no, ma ci mancherebbe altro, i comportamenti sono così perché c'è libero arbitrio e la gente si comporta in questo modo. Ora Markov ribadiva tutte baccole, diciamo, c'è la legge dei grandi numeri e basta. Allora qui ho detto, guarda, caro professor Markov, che stai a dire? La legge dei grandi numeri che hanno dimostrato finora vale per eventi indipendenti. Cioè che ognuno si comporta come pare, non puoi pensare che ognuno si comporta come gli pare, il figlio si comporterà un po' come dipende dal padre, uno guarderà quello accanto, quindi c'è questa, diciamo, correlazione fra di loro. Allora lui, per rispondere a questo signore, si è messo lì, si è inventato questa struttura, cioè, del Marco, per trovare un controesempio e fargli vedere che anche con una situazione, diciamo, meno banale di quella nota, si poteva fare una legge dei grandi numeri, invocare, diciamo, la legge empirica del caso, no? Ecco, queste sono, le catene di Markov sono nate così. Per sistemare un pezzo della teoria della probabilità per renderla un po' più completa. Quindi sono nate in un ambito completamente, diciamo, astratto, per rispondere a un problema sul libero arbitrio, che non ci va bene, da tutto rispetto, ma libero arbitrio, poi ci mettiamo a discutere della matematica del libero. Sono nate così, e poi adesso si usano nelle cose, nelle situazioni più disparate. Questo, diciamo,
è interessante come, come esempio, se diciamo a quei tempi il professor Markov doveva fare il progetto di ricerca applicato su una cosa decisa, probabilmente lui non lo faceva. Infatti ovviamente Markov è stato un grandissimo, ovviamente non mi permetto neanche lontanamente di paragonare la mia attività a Karl Markov, ci mancherebbe altro, diciamo, con opportuni riscalci, diciamo, la gente fa ricerca seguendo, no, una linea generale, non solo le applicazioni mediali. Un'altra cosa che così volevo, un'altra frasetta, che citazione che mi sembra carina, dovuta a Gödel, chissà lui chi era, che però oltre a occuparsi di logica, intanto scriveva pure qualche cosa generale, insomma, scriveva poco, no, scriveva tanto, pubblicava poco, e da qualche parte ha scritto una lettera, credo, per pensare in modo corretto, in primo luogo si deve capire cosa buttare via, per andare avanti devi sapere cosa lasciare fuori, questa è l'essenza del pensare in modo efficace. Sembra ragionevole, ma ad esempio tutta la grande moda del big data è l'esatto opposto. Nel big data più roba ci si mette, meglio è. Quindi no, tutto un certo filone di ricerca, dateci dati, poi qualcuno metterà a posto qualche programma informatico abbastanza raffinato e di lì tiriamo fuori. Ma questa è una linea di pensiero che funziona se c'è il problema di capire, fare una visione di che tipo di cassette del cinema uno si va a prenotare per la settimana successiva, o sul tipo di dove decide di fare il weekend. In quel caso là probabilmente funziona abbastanza bene, ma se applicate questo modo di fare cose a cose, diciamo così, più, vabbè, cioè, non così brutalmente commerciali, nessuno, cioè io non ho mai visto un successo di queste cose, io ho visto in tutta la ricerca che faccio, diciamo, è quella che ho studiato, quasi sempre diciamo le cose veramente interessanti nascono, non dico sempre, però quasi sempre nascono come esigenze interne, almeno un fisica teorico, in matematica interne della teoria, e spesso vengono messi a punto dei concetti molto sottili. Per esempio, prima lui citava il concetto di indipendenza della probabilità. In probabilità, probabilmente le due cose più importanti sono il concetto di indipendenza e il concetto di probabilità condizionata. Ma il concetto di probabilità condizionata è abbastanza semplice, non lo voglio raccontare stasera. Però, per esempio, per intendersi, un esempio tipico è quello: uno fa un'analisi e gli dicono fai l'analisi per vedere se c'è la tua malattia. Dice, ma l'analisi è sicura? Cioè, l'analisi sbaglia una volta su 10.000. Sbaglia una volta su 10.000, vado tranquillo. Uno fa l'analisi e risulta positivo. Dice, oddio, adesso faccio testamento perché l'analisi sbaglia una volta su 10.000, io risulto positivo, quindi c'è la probabilità uno su 10.000 che non sono malato, no? E questo è l'argomento. L'argomento è sbagliato. L'argomento è sbagliato perché, diciamo, se uno ha fatto una formuletta semplice, che si chiama forma di Bayes, scopre che la probabilità che l'analisi è sbagliata è una cosa interessante, ma non basta, bisogna anche sapere la probabilità della malattia. Se uno mette insieme queste due cose, fa due conti e arriva a un punto. Allora, divertente, io ho scoperto che negli anni 90 due psicologi fecero il seguente test, andarono all'Università di Harvard, non Politecnico, all'Università di Harvard, sarebbe venuto a fare e chiesero ai medici e ai laureandi, chi fece la seguente domanda: c'è una malattia che la puoi beccare con probabilità di comunque 1000, e c'è fai un test e il test viene sbagliato al 5%, uno fa il test e risulta positivo, che probabilità c'è che è positivo? Due terzi risposero 95%, il 5% sbagliato. Invece il conto giusto è 2%, okay. Ora ci lo azzeccarono credo l'8%, non di più, cioè. E questi signori poi fecero tutto un ragionamento complicatissimo per dire che sbagliavano, però c'era una ragione, perché l'uomo si è evoluto
facendo una sovrastima delle probabilità in modo di essere più largo, più tranquillo. Noi sbagliamo per motivi evolutivi, noi facciamo le cose in modo di essere più certi. Noi diciamo, uno si preoccupa, meglio preoccuparsi. Quindi sistematicamente uno viene sballato. E su questo diciamo che i psicologi hanno fatto pure un tentativo di interpretazione. E comunque questi concetti qua sono tutti, non so, come ridere, diciamo, vi racconto la storiella del grande Andrei Nikolaevich Kolmogorov, un signore importantissimo, che diceva quello, diciamo, Kolmogorov è stata la probabilità come Euclide sta alla geometria, no? Cioè, geometria e Euclide, probabilità. Allora, questo signore scrisse un libro nel 31, no, aspetta, era russo e lo scrisse in tedesco, perché all'epoca il tedesco era la lingua importante. Dopo qualche anno gli consigliarono di tradurlo in russo perché cominciava a avere un'aria un po' pesante. Allora lui lo fece tradurre in russo, allora a quel punto lo lessero pure i non matematici e ci vuole, lo lesse pure il sottosegretario alla cultura, con il ministero del popolo, con i problemi dell'università. Questo lo lesse e rimase scioccato, lo convocò perché disse: ma qui c'è il concetto di indipendenza. Ma l'indipendenza è in contrasto con il materialismo dialettico, che è deterministico. Quindi non è che il concetto di indipendenza è un concetto idealistico. Professor Kolmogorov, come andiamo? E Kolmogorov rispose a botto, cioè un genio, e disse: compagno ministro, immagini che c'è nell'agito della steppa, profondo, e lì non piove da 4 mesi. Allora tutti i contadini disperati vanno dal popolo. Pope, qui non piove, noi siamo disperati per prega per noi, fai una cerimonia, invoca San Nicola che faccia io, però il Pope invoca San Nicola e giorno dopo piove. Lei è d'accordo che due venti sono dipendenti? Vedete, secondo me è la più bella esempio di concetto di indipendenza, che sarebbe molto utile, diciamo, quelli di giorno dopo. Quindi, diciamo, molto spesso, diciamo, questi concetti, anche diciamo, di base, sono apparentemente semplici ma abbastanza profondi e senza fare la propaganda del calcolo della bilancia, perché faccio un meccanico statistico, quindi stanno di vicino, no? Diciamo, se uno si imparasse due cose, il concetto di indipendenza e il concetto di proprietà condizionata, beh, tanto diciamo, non si farebbe fregare da tante cose, diciamo, dell'otto, cose miracolose, quelli che ti dicono c'è la probabilità di totte che succede questo, c'è un problema, non importa niente, quella proprietà condizionata. Cioè, per esempio io mi ricordo quando ero piccolo, quando mio figlio era piccolo, bisognava fargli una vaccinazione, di quelle non obbligatorie, quindi io chiesi al medico, ma qual è la probabilità che facendo la vaccinazione gli viene, insomma, stia male? Quella è la probabilità che facendo la vaccinazione sta male, quella è la probabilità che si becca la malattia. Questo non capiva la domanda. Non capiva la domanda. Io alla fine, insomma, riuscii a avere queste informazioni da un mio amico fisico che mi mandò un articolo in medicina in cui mi spiegava questo e poi cambiare idea e di altro. Però questo non capiva la domanda, cioè non capiva la domanda, non capiva, ma scusi, ma se la probabilità di beccarsi la malattia è di 1 per 1000 e la probabilità di stare male è di 1%, non conviene, il contrario conviene. Non sono riuscito a convincere. Cioè, quindi, diciamo, la probabilità in forma, diciamo, senza andare a scomodare cose complicate di matematica, anche nella forma, diciamo, più mentale, è proprio un'alfabetizzazione minima che, diciamo, potrebbe salvarci da gente che ci vuole fregare, no? Diciamo, per gli economisti, diciamo, che ci raccontano dei numeri, ci danno dei numeri che poi non si chiude. Cioè, i medici, vabbè, lasciamo stare poi quelli in televisione, insomma, lasciamo stare, Voyager, però Voyager è la cosa ufficiale della RAI di divulgazione, quindi. No, niente, diciamo, solo fare questo, evitare di raccontarvi in modo così, quello comprato, come vedete che lo c'è scritto, tanto, diciamo, già lui è stato più preciso di me, io non credo che ho il dovere di essere troppo preciso, ma se vuoi che posso risponderle. Non lo so, devo fare un giro di... Sentiamo se, cosa... sì, se ci sono degli interventi, che poi... Regolato. Forse
però mi dà Francesco il microfono. Dunque, permetto che ho potuto leggere soltanto qualche passaggio del libro, anch'io ho apprezzato i dialoghi a cui faceva riferimento Francesco, però mi piaceva discutere, insomma, dire qualche parola sulle due presentazioni che mi sembra facciano emergere un atteggiamento che è molto diffuso, io trovo molto diffuso da parecchi anni, poi volevo raccontare un aneddoto da questo. Cioè l'atteggiamento secondo cui rispetto a dei problemi intrinsecamente complessi come quello dell'economia, problemi di carattere scientifico, il sistema solare per esempio, i buoni sarebbero da quelli che dicono ah, vedete non ce l'avete fatta a prevederlo, i cattivi sarebbero da quelli che sbagliano. Cioè che nell'indeterminismo ci sia qualche cosa, diciamo, di auspicabile, mentre invece tutto ciò che è, virgolette, deterministico, io preferisco dire calcolabile, oppure su quale si possono fare dei modelli matematici, lì sta la cattiveria. Io credo che questo atteggiamento, questo dilemma, che esiste, guardate, esiste nella cultura, perché è il segno del postmoderno, poi. Io faccio il filosofo, ma sono stato fisico prima. Questa polarizzazione diciamo, ha a che fare col problema della libertà, però io credo che sia molto dubbia e che questa polarizzazione ha due aspetti, un aspetto e un aspetto empirico, cioè bisogna dimostrare che esistano dei problemi intrinsecamente imprevedibili. E guardate anche il caso quantistico, sapete bene che sono 100 anni che ci si discute, quindi non è che può essere. E poi si fanno delle bellissime previsioni, anzi le più belle previsioni diciamo del mondo si fanno proprio tra le dinamiche quantistiche, in cui le previsioni che si raggiungono sono fantastiche. Ora, le crisi, pensiero alla ripresa, non c'è solo quello, perché appunto nel 2013 hanno dato il premio Nobel a 3 economisti americani che si sono dedicati proprio al problema dell'analisi dei flussi azionari. C'è un grande economista che è stato consigliere della Casa Bianca, che è Rubini, insomma, è di Istanbul, anche se poi è naturalizzato americano, che nel 2016 ha portato che arriva la crisi sui prodotti derivati. Qualche anno prima, due grandi studiosi che erano psicologi, Smith e Kahneman, hanno dato il premio Nobel in economia perché avevano applicato delle considerazioni, diciamo proprio, se volete, appunto, non nel mainstream, cioè sono dei devianti, ma sono persone che ritengono che la probabilità non è che ci serva per crogiolarsi sull'idea che quanto è bello che così non determina la nostra vita, no, quello è l'atteggiamento, a mio modo di vedere, del pensiero fatalista, cioè del prete. Dice che è la provvidenza divina, è il messaggio divino. No, io credo che da Bacone in poi, da quando gli uomini hanno attraversato le colonne d'Ercole, è proprio il problema di sforzarsi anche nei casi difficili di determinare degli esiti, di fare previsioni, che dobbiamo essere contenti. Che poi il pensiero non liberale sbagli è un altro conto. L'aneddoto, e finisco perché sono stato lungo. Volevo farvi notare soltanto dal punto di vista empirico a che punto si sa da più di 100 anni che il problema dei 3 corpi è irrisolubile in meccanica, cioè se prendete i pendenti non potete risolvere le equazioni differenziali, ma chi se ne frega, perché con i sistemi diciamo, di approssimazione noi siamo capaci di prevedere che il sistema solare è stabile parecchie volte al di là della durata della specie umana, quindi chi se ne importa, diciamo. Poi non ce la facciamo a capire cosa succederà da 2 miliardi di anni, diciamo, anche qui bisogna essere tranquilli ma essere molto fieri del fatto che riusciamo a fare questo. Io nel 1985, molto piccolo, andai dal mio maestro Marcello Cini, che molti voi dicono, perché il primo libretto che avevo scritto si chiamava proprio Il caso di un tiranno, Elogio della curiosità, e già nel titolo
c'era l'idea, appunto, era la nascita del postmoderno, tutti quanti erano finiti, erano contenti che era finito il marxismo, che erano finite le grandi narrazioni e che la gente poteva danzare. Io ero molto perplesso di questa ipotesi e appunto il mio lavoro era un tentativo di dimostrare che anche nelle situazioni difficili non si dà, per quello che ne sappiamo, una nozione, diciamo, essenziale, fondamentale di caso. Marcello mi disse: hai fatto un bellissimo lavoro, non sono d'accordo di niente. Ma perché? Perché lui aveva, ma non era d'accordo dal punto di vista filosofico, quell'opzione preliminare che, vabbè, era anche il suo mestiere, diciamo, che riteneva che appunto ci sia qualche cosa di liberatorio dal fatto che tutto quanto sia calcolato. Io non è che prelungo risoluzioni, volevo soltanto porre in questione che, mi ricordo che Francesco mi mandò il programma del convegno che avete organizzato sul determinismo, e poi mi parlai con Mauro prima che venisse a parlare. Diciamo, io appunto di quel tipo di baldanza che dice oh che bello, sto esagerando i termini, diciamo, le cose non si possono prevedere, ho sempre avuto dei dubbi, perché appunto è l'argomento, diciamo, del dominante, del re che se ne frega il scalpo perché tanto poi decide. Ma invece i poveracci hanno bisogno di arrabattarsi, come diceva Lucrezio, di sapere, diciamo, come è fatta la natura. Questo come atteggiamento, diciamo, di tipo epistemologico, se volete, deontologico. Grazie. Posso dire una cosa? Ovviamente d'accordo su tutto quello che è stato detto. E, infatti, diciamo, negli ultimi, diciamo, 100 anni più o meno, ci sono state una serie di cosiddette crisi nella scienza, e in genere queste crisi sono state sempre viste come allora adesso la scienza sta crolla, perché prima è crollata perché c'è stata la meccanica quantistica, il crollo del determinismo, poi la relatività è saltato il concetto di tempo, eccetera. Poi per ultimo è arrivato il caos, e sul caos il caos, diciamo, è stato molto spesso usato in termini antiscientisti, come dire, vedete, non riescono a fare la previsione, quindi anche la scienza ha dei limiti grossi, e quindi la scienza non funziona. Ora, l'altro giorno, dopo l'alluvione di Genova, è apparso, credo sulla stampa, un articolo di un signore che si chiama Ferdinando Boero, credo sia professore di ecologia o qualcosa del genere, che si intitola Tutta colpa della matematica. Allora, e dice: la precisione è un numero monte cifre decimali, la completezza e la differenza di questo numero con la realtà, dobbiamo fare i conti con l'incertezza. Chi studia scienze naturali sa che non esistono equazioni per cose complicate. Quindi lui dice: se voi non sapete fare previsioni, basta, avete toppato il problema. Allora, le cose sono un po' più delicate. Io da brano sono andato in Cina e mi hanno detto: ah, se vuoi capire i cinesi devi leggere Confucio. Ma io ho provato a leggere un po' di Confucio, perché non ho gli amici di altri. Sì. Non è amicidiale, perché praticamente dice sempre: il figlio deve rispettare il padre, l'allievo deve rispettare il maestro, ci deve essere armonia, insomma, è una cosa un po' noiosa, un po', cioè, obbedisci, fai i compiti, un po' così, insomma, cioè, poi sto un po' semplificando, ma mica. Però fra le tante cose ho trovato una cosa invece mi è piaciuta, diciamo, epistemologica, che dice che è una perfetta risposta a quelli che dicono che le scienze non capiscono oppure non potrebbero fare. E dice: sapere che sai quando sai e sapere che non sai quando non sai. Questa è la vera conoscenza. Cioè, la scienza non è che risponde a tutto. La scienza, anzi, la cosa importante della scienza è che mette dei limiti. Dice: certe cose non le potete fare. Cioè, le problematiche del corpo non le potete prevedere, basta. Però ponete un'altra domanda. L'altra domanda è: entro 10 anni si spacca il sistema solare? No, non avete dimostrato la stabilità. La stabilità è un'altra cosa, è asintoticamente vera. Tanto io, più di 100 anni, non capo. Insomma, anche contando fino ai miei bis nipoti, no, anche, diciamo, anche contando tutta l'umanità, anche tutta l'umanità, probabilmente l'umanità fa un miliardario, sarà esistita, non so. E il sole starà ancora là, quindi questo basta, è una risposta. Non è una risposta precisa, non è una risposta precisa perché non avete trovato la soluzione. Però avete detto che non ci andiamo a schiantare su Venere, è già qualcosa, è molto, no? Quindi, diciamo, la cosa quasi importante, secondo me, del calcolo orbitale, che molto spesso il calcolo orbitale viene visto come una cosa vaga, no? Il calcolo orbitale è una cosa un po' così, un po' sozza, no? Dice: ma sì, succede, non succede, succede una certa probabilità. Beh, non è, cioè, diciamo, dietro il calcolo orbitale ci sono delle cose ben precise, no? Ci sono i teoremi limite, no? Cioè, certe cose succedono con certezza, a
anche in ambito di probabilità, praticamente con certezza. Mi sembra nulla? No, volevo scomodare non sembra nulla. Allora, e questo diciamo è significato diciamo, anche epistemologico e concettuale del calcolo probabilità. Cioè, è chiaro che se il problema è quant'è la probabilità che viene l'ambo, sì, ma scusate, con tutto rispetto, che c'è un po' da noi, insomma, diciamo, se dovete giocare l'ambo, giocate, poi vabbè, vincete, non vincete, se non vincete siete contenti. Se giocate poco non vi rovinate, se giocate troppo è pericoloso, no? Diciamo, ma basta, è tutto là, no? Quindi questo è un aspetto importante, diciamo, che il caos e la probabilità sottolinea bene, diciamo, non c'è, la scienza non è solo la certezza assoluta, quello è un aspetto, però è un aspetto piccolo. Ci sono altre cose, cioè ci sono la certezza che una cosa sta in una certa, entro un certo intervallo, è meno preciso ma può essere ugualmente utile, no? E questa è una cosa che spesso, il caos, le cose di cui ho lavorato, è stato usato proprio in chiave antiscientista, cioè, anche gli scienziati dicono che non sanno fare previsioni, quindi non sanno fare niente, no? Sanno fare visioni, va bene, non sanno fare niente, no, è un'altra cosa. Cioè, sappiamo fare certe cose condizionate, che non è il massimo, ma è meglio che niente. Posso? No, io forse è mia responsabilità di aver tirato in ballo il mio libro, però alcune cose forse le voglio precisare, cioè avendo stressato troppo e semplificato la questione delle previsioni economiche. Mi pare che comunque ci fosse anche un qualche dubbio insomma sull'intera impostazione di Rubbiani, il quale Rubbiani risposto dicendo che la certezza assoluta non c'è mai, l'intervento è sembrato insomma che invece si contestasse insomma come espressione del pensiero debito l'idea di adagiarsi un po' nell'idea di una incertezza. Ma se questo è vero, come diceva Rubbiani, per quanto riguarda la scienza in generale, tanto è più vero per quanto riguarda la scienza sociale come l'economia. E voglio dire, qui non è che siamo alle prese con delle variabili fisse, predeterminate, ma siamo alle prese con delle politiche, siamo alle prese con degli atteggiamenti umani sui quali gli economisti addirittura insomma, hanno lavorato insomma, per secoli, prima di tutto per identificare quali sono le motivazioni dell'agire umano. E qui poi gli economisti si dividono, perché c'è chi dice che l'agire umano è razionale, che si possono esistono delle aspettative razionali, che l'uomo è qualcosa tra un cowboy di frontiera e un computer pronto insomma a sconfessare e a prevedere qualsiasi politica pubblica planificandola di fatto. Altri invece, da una svetta a Keynes, pensano che invece l'atteggiamento sia tutto diverso e che l'economia sia una scienza morale. Però per precisare e per venire al punto, oltre alla questione numero uno, quindi economia, scienza sociale, quello che c'è da dire è che non è che noi si dica, o comunque in tanti, che gli economisti non devono prevedere o che le previsioni degli economisti sono sbagliate, sono due cose assolutamente diverse. Ci sono gli economisti liberisti che assumono determinate condizioni, determinati modelli, sbagliano, e si può anche dire perché. Una molto semplice mi viene in mente, e faccio anche un riferimento ai premi Nobel, Merton e Scholz sono due economisti che tra l'altro furono famosi perché gestivano un fondo di investimento, e questo fondo di investimento nel 1989-90 fallì al di là delle loro previsioni, e loro ci rimisero insomma alcuni milioni di dollari, che conoscete, entrambi l'anno successivo ebbero il premio Nobel, questo quindi la dice lunga, lasciamo perdere i premi Nobel, e questa è anche un'altra cosa che togliamo di mezzo. Però che cosa dicevano Merton e Scholz? Sì, facevano previsioni sulla base di Gauss, cioè quello che è successo dietro succederà anche avanti. Questo insomma, per dirlo in modo semplice, non c'è che Gauss l'ha raccontato così anche a Rubbiani. Questi ritenevano che le previsioni basate sui modelli di Merton e Scholz, quando ci fu la crisi del 2005-2007, sbagliarono completamente e cambiarono decisamente qualsiasi tipo di
più rischio, insomma, del futuro, e fecero rimettere anche un sacco di soldi alla gente. Quindi non è che qual è l'altro tipo di, qual è il modello econometrico sul quale si sono basate invece le previsioni italiane? È sempre un modello economico basato su teorie liberiste, che adesso possiamo metterci insomma, comunque vuol dire che tengono conto della razionalità, che non tengono conto del debito e che non tengono conto della finanza, si chiamano DSG, cioè Dynamics Stochastic General Equilibrium, e sono i modelli che hanno il Fondo Monetario, che ha la Banca d'Italia, che hanno tutte le principali banche, e che naturalmente non tengono conto dell'elemento debito e dell'elemento finanza, che sono gli elementi più fluttuanti all'interno di un'economia. Quindi non è il fatto di compiacere, quindi numero uno, non sono i modelli, invece i modelli che si muovono tenendo conto dell'incertezza nell'ambito dell'economia, e quindi si aggiustano insomma, gradatamente rispetto a quello che accade, non fanno previsioni di lunghissimo o di lungo periodo, ma cercano di avvistare, un po' come il meteorologo, no? Che ci dice che il tempo è oggi fino a domani, no? Per 3 anni, quindi non sono ideologici, non sono, io direi a un certo punto quasi, se mi è permesso, sono quasi deterministici, cioè il livello di forza, di determinazione, insomma, di compattezza che ha l'ideologia neoliberista e il modello neoclassico è quasi ha degli aspetti che ricordano quasi il determinismo, perché tutto deve rimanere in equilibrio, perché poi se qualcosa va male si abbassa il costo del lavoro, e comunque in un sistema dove non ci sono protezioni alla fine le imprese sono disposte secondo questo modello ad assumere, perché se invece di pagare 100 io pago 10, a quel punto diventa conveniente assumere. Questo, così funziona il modello dell'equilibrio economico generale, quindi è sempre l'equilibrio per definizione, e non tiene conto naturalmente della realtà dei fatti, non tiene conto che esistono i sindacati, che esistono gli oligopoli, che esistono tante altre variabili, insomma, così semplifichiamo, cioè non tengono conto della vita reale, immaginano curve, domande, della domanda e dell'offerta come se fossero all'interno di una sfera dove dentro non c'è neanche l'atmosfera, insomma. Quindi non c'è nessuna frizione. Quindi questo è l'altro elemento. E poi se invece i modelli, se le previsioni vengono fatte in questo modo, cioè tenendo conto invece del mondo reale, tenendo conto dell'azione e delle motivazioni delle reali, che convincono di più buona parte degli economisti dell'agire umano e della dinamica dei mercati, a questo punto io sono convinto che infatti, tant'è vero, veniva giustamente citato Rubini, e infatti non tutti, non ce l'abbiamo con tutti gli economisti, con gli economisti che rappresentano il cosiddetto mainstream, cioè quelli dominanti che hanno imposto fin dagli anni 80 e 90 nelle università il loro modo di pensare, attraverso gli intec hanno influenzato i parlamenti, principalmente il congresso americano, e hanno convinto che grazie a strumenti come questi titoli derivati e le assicurazioni, e la distribuzione del rischio in giro per il mondo, ma così stiamo parlando di economia invece che di proprietà, insomma, voglio dire, hanno convinto sia il congresso che l'opinione pubblica, che buona parte insomma, della destra, che questo fosse il sistema per evitare sempre e comunque le crisi. Questo non è vero, perché poi l'economia ha a che fare con ben altre variabili, quindi non è che io mi compiaccio dell'incertezza, e tanto più che questa sia una situazione fidelista, anzi nell'incertezza io vedo, e per questo mi piaceva l'idea di essere confrontato, ma se vedevo che anche la fisica quantistica è in dubbio, insomma, a me convince l'idea che insomma che all'interno della materia ci sia comunque un qualcosa di incertezza, perché mi piace pensarlo anche a livello dell'universo oppure dei rapporti personali, e quindi l'incertezza è l'interfaccia del dubbio, cioè partire a Dio.